Benvenuti a tutti da Punto Steam Punto a questo nuovo video. Questo è un video di presentazione del canale e di Abbo stesso, su come viverlo al meglio, su come farsi crediti e furni fino a diventare ricco come me e tante altre cose. Per farlo però, insomma, vi invito ad ascoltare i miei seguenti consigli e soprattutto di arrivare fino alla fine del video. Sicuramente tutti apprenderete qualcosa che non conoscete. Per prima cosa, dato che appunto questo è il primo video che appare sul mio canale, molti che si trovano qua sono molto probabilmente dei nuovi iscritti, quelli che molti definirebbero un po' nabbi, ma tranquilli, vi si vuole bene. Per prima cosa vi voglio dare delle informazioni fondamentali su questo gioco slash chat. Abbo è nato come un browser game, ossia un gioco accessibile da Google Chrome, Explorer, eccetera, quindi è progettato per essere giocato su computer. Lo dico per tutti coloro che magari hanno scaricato per prima cosa l'app e si lamentano di molti bug, difficoltà nel cliccare, eccetera. Se volete vivere Abbo appieno, giocatelo da PC. Seconda cosa, su Abbo non esistono trucchi, i crediti si comprano solo con soldi reali, quindi capite pure voi che se esistesse un modo per crearne a caso, il gioco, la Sulake, fallirebbe. Quindi se qualcuno vi dice che esiste un modo per fare tanti crediti gratis, beh, è una truffa, in particolare un possibile tentativo di indirizzarvi su dei siti scam chiamati fake login, grazie ai quali vi potrebbero fregare l'account e i vostri possedimenti. Terzo punto, importantissimo, ti sei registrato con una mail fasulla? Non farlo, cambiala. Arriverà il momento in cui ti potrà causare seri problemi. Ho visto gente perdere account con 10.000 euro di furni e crediti per essere stati così cretini da usare un'email falsa. Quarto punto. Proteggete il vostro account con le domande di sicurezza. Ma attenzione, mettete delle domande delle quali vi ricordate le risposte, perché se ve ne scordate anche una sola delle due, potrete dire addio quasi all'account, cioè non potrete più scambiare, non potrete più posare furni, sarà come se perdeste tutto, insomma. Quinto punto, i retro. Sono dei siti simili ad Abbo, sono un inutile schifo, pieni di bug, gestiti da bambini e spesso pure lì vi rubano info personali. Evitateli come la peste. Ora veniamo piuttosto a come vivere Abbo. I trick più importanti. Vi lamentate del fatto che appare sempre bobba quando dite una parolaccia? Usate la lettera X prima di essa, per esempio X culo, ed il problema è risolto. Ovviamente però abusare di termini simili vi porterà ad essere bannati, ma se volete fare i trollini e basta, no problem. Molti mi chiedono come si faccia a loggare con più account su Abbo. Ovviamente è una cosa molto utile che vi permetterà anche, ad esempio, durante i regali natalizi o di estate, di acquisire un numero molto grande di furni, sebbene nabbi, ma che poi col tempo potrebbero salire. Allora, esistono vari metodi. Il primo è usare due browser diversi, ma anche la navigazione in incognito è una possibile soluzione. Per chi invece come me si è shoppato 32 GB di RAM per fare lo sborone, consiglio di crearvi delle macchine virtuali con 4 browser e su ciascuno installare l'estensione multilogin. Davvero comodissima, non solo per Abbo. Ora sono sicuro che molti non sappiano bene cosa sia Abbo, cosa ci trovino gli utenti di bello, si sono appena registrati magari e dicono sì, ma quindi? Allora, io Abbo lo definirei come un microcosmo, una piccola realtà virtuale. C'è il potere, c'è la ricchezza e la povertà, ci sono le scommesse, che sebbene illegali trovano sempre un modo di esserci, però ci sono i club mafiosi e gli eserciti, ci sono i giochi, ci sono persone che amano solo dialogare, altre che adorano costruire come me, ci sono un po' di persone di ogni tipo. Abbo ha stanze per ogni esigenza e tu puoi scegliere di essere appunto quello che vuoi su questo gioco. E questo è il bello, non c'è un obiettivo come in moltissimi giochi ai quali siete abituati, che so, conquistare villaggi e robe così. Il bello di Abbo è che tu sei lì e pian piano, esplorando il gioco, ti crei da solo degli obiettivi che vuoi realizzare e piano piano cerchi di raggiungerli. Le truffe ci saranno sempre, certo, ma pian piano inizierai a capire come funzionano i meccanismi e tutto quanto. Può però arrivare a colpire la noia, ed è per questo che il bello di Abbo è proprio il fatto che esso va oltre il gioco. Le persone comunicano tantissimo sui social, in particolare Skype e Telegram. Quindi, perché secondo me, giocare Abbo senza Skype è come mangiare Fonsis senza leccarsi le dita. Grazie ai gruppi Telegram, le basi creano anche dei forti rapporti di amicizia fra i membri. Tantissime poi sono le coppie e le amicizie nate grazie a questo gioco. Ecco ad esempio alcune foto con abbini incontrati in reale. Con molti invece non feci la foto, un po' me ne pento. Le trovate comunque molte di queste sul mio Instagram, steam.abbo, insieme a tantissime altre cose interessanti, quindi seguitemi, ci sono memes e ci sono, anzi pronunciamolo bene, memes. Comunque, io stesso ho avuto una relazione di quasi 3 anni con una abbina,
delle coppie, diciamo, che hanno addirittura superato delle distanze enormi e persino adesso convivono, c'è cioè chi ha pure dei figli. Ora, anche io voglio un piccolo stinnino a cui fare ereditare il mio impero un giorno. Comunque, certo, le Abowei vietano dei contatti esterni, ma se tutti sappiamo il nome ed il cognome della Abbo Hotel Manager, vero Valentina K. Madara, vero? Qualcosa non torna, no? In fondo è un gioco a non farsi sgamare, ma difficilmente si viene segnalati per poter chiedere, che so, Skype o Telegram. Già è più fattibile se si va a chiedere in giro un numero telefonico. Ovvio ragazzi che io ve lo voglio dire, per incontri reali, se siete minori, piccoli, evitate di farli da soli. Soprattutto prima di incontrare qualcuno del quale non siete sicuri che sia realmente lui. Cioè, non vi fidate di chi non vi dà il proprio numero? Di chi non si mostra in web? Potrebbero essere pedofili, potrebbe essere DARPA 30, ah, che poi è la stessa cosa, solo che il secondo vi fa pure lavorare nel suo ospedale. Per quanto riguarda le info personali, io vi dico una cosa. Parlandovi della mia datata esperienza, ai tempi non esistevano delle offerte decenti per la telefonia mobile. E per parlare con un mio amico nel gioco, usai il telefono fisso. Successe che questo individuo iniziò a chiamarmi al numero fisso di notte, ricattandomi affinché gli pagassi l'HC. Sapete come finì? Che dovetti cambiare numero fisso, con costi e problemi annessi. Con questo vi consiglio dunque una cosa, non date i numeri di casa né quelli dei vostri parenti. Se volete dare il vostro numero fatelo, se ve la sentite. Alla fine il mio numero lo ha tutt'Abbo in pratica e non ho alcun problema con questo. Ora arriviamo al punto interessante, come diventare ricchi. Per diventare ricchi bisogna partire dal piccolo e i metodi per fare soldi sono vari, ve ne dico qualcuno. Il primo ad esempio è lavorare in una base, questi gruppi pagano i loro lavoratori almeno un credito ogni sera. Per me sono briciole, certo, ma per iniziare è molto buono. Cioè io iniziai a giocare nel 2008, se qualcuno mi avesse dato un credito ogni giorno io sarei stato la persona più felice del mondo. Il secondo metodo è partecipare a dei giochi. Ne esistono sia di automatici, per esempio il 2v2, 4v4, lancia la bomba, AFK Game e molti altri. In questi giochi sta una classifica settimanale. Chi arriva per primo può vincere dai 50 ai 100 crediti. E oltre ai giochi automatici esistono anche i game arbitrati come un semplice Frigo o Folling. Un consiglio che vi do, se perdete non pagate per continuare. Se una persona di solito è onesta, non mette proprio la possibilità nel gioco di pagare per rimanere in gioco. Come faccio io, che magari al Frigo faccio vincere solo un credito, però non si paga per rimanere. Il terzo metodo è partecipare ai concorsi e per questi diciamo che bisogna conoscere il mondo di Abbo un po' più esterno. Vi parlo dunque dei social di Abbo stesso, che ogni tot tramite, che so, retweet o condivisioni regala forni nuovi. Vi parlo dei fan sites come Abbo Travel, Abbo Life Forum, Abbo in Abbo e non solo, che ogni tanto organizzano lotterie con ricchi premi. Vi parlo anche di me stesso che spesso con degli speciali particolari, che so, speciale 1000 iscritti, speciale 2000 iscritti o anche così a casaccio pubblico competizioni sui miei social. Io in descrizione vi lascio i link a tutto quanto in modo che per chi vuole si possa espandere, diciamo, in questo universo e capire quante figate lo circondano. Vi invito dunque intanto a iscrivervi a questo canale qualora non l'abbiate ancora fatto, monellacci, e mentre ci siete lasciate pure un bel like, a seguirmi su Instagram dove faccio oltre a concorsi appunto anche delle bellissime meme, eccovene alcune che adesso vi faccio apparire. Mi chiamo steam.abbo, seguitemi, mi raccomando, vi farete delle risate e grazie alle storie, peraltro sempre appunto di Instagram, rimarrete anche aggiornati sul mondo di Abbo, quindi magari esce un nuovo raro, io magari ve lo pubblico subito, così magari non state loggando in quei giorni, vedete che è uscita una cosa interessante subito. Ho pure la pagina Facebook Steenabbo e mi trovate anche su Twitter come @steenabbo2. Ora, altri metodi di guadagno. Certo ce ne sono, ad esempio il guadagnacrediti. Vi permette di guadagnare qualche spicciolo iscrivendovi a dei siti online e partecipando a dei sondaggi. Attenzione però a provare solo quelli gratuiti e a fare questo con una seconda mail e non con la principale perché potreste intasarvela di spam orrendi. Vi voglio ricordare che il punteggio personale, sebbene sembri inutile, è forse la cosa più importante di Abbo. In base ad esso si viene un po', diciamo, valutati e schedati dagli altri utenti, quindi vi invito a frequentare le mie sale punti per alzarlo e se volete una mano potete ovviamente contattarmi. Voglio che
Capiate poi una cosa, se un gioco vi piace, come appunto Habbo, è giusto finanziarlo, come è giusto voler spendere dei soldi per questo. Qualcuno vi dirà, sei uno sfigato se butti dei soldi su un giochino 2D! Magari è lo stesso amico che butta 5 euro al giorno in sigarette per uccidersi o che le gioca facendo la schedina. Tu fai ciò che vuoi coi tuoi soldi e fottitene del giudizio altrui. Se poi vedi che vorresti avere più crediti a minor prezzo, contattami su Telegram, @stinabbo, o su WhatsApp al numero 371-113-2328. Comunque, tutto in descrizione. Non badate al fatto che a volte ci sono foto e nomi strani su quel numero WhatsApp, è un account che uso a volte per fare degli scherzi. Scrivetemi comunque sempre presentandovi col nickname e problemi non ce ne saranno. Io infatti gestisco il security shop comunque, quindi se volete comprare dei crediti a minor prezzo io gestisco questa cosa, 100% affidabilità, nessun problema. Ora veniamo alle cose utili. Per prima cosa vi consiglio un autoclick, utilissimo per molti giochi. Se ne volete uno buono ve lo passo direttamente io su Skype, aggiungetemi Simone Derdi1 con la Y, Derdi e non derby, però con la D, insomma, anche questo in descrizione. Skype e Telegram li ho già detti, ma appunto ricordiamoli, quindi scaricatevi anche questi, insomma, sul computer, sono abbastanza utili. Per Windows 10 c'è l'app di entrambi, insomma. Lo strumento di cattura, o snipping tool, è già implementato su Windows, quindi non vi serve neanche scaricarlo, vi consiglio solo di aggiungerlo alla barra delle applicazioni, insomma, se c'è qualcosa di importante che volete subito screenshottare anziché fare la foto da telefono che poi viene di qualità di merda. Come estensioni browser, insomma, vi ho già detto di usare Multilogin, come browser per i cloni vi consiglio Mozilla Firefox, Chrome, Komodo Dragon ed Orbitum. Di siti interessanti, oltre ai fansite di cui vi ho già parlato, vi consiglio anche Habbo Widgets, aiuta a tener conto di tantissime cose, comprese le descrizioni dei traguardi, che su Habbo ormai non esistono più. Se imparerete a sfruttarlo vi tornerà utilissimo. Su Habbo poi ci sono i forum, uno strumento importante, io ne ho ad esempio uno chiamato Giornale di Habbo Steam, è libero e chiunque può pubblicarci quello che vuole. Quindi cosa aspettate? Avete un dubbio, avete una difficoltà, potete scrivere lì, magari qualsiasi persona online che è iscritta o che comunque va a vederlo vi può rispondere. Quindi, serie le difficoltà in alcune cose, ad esempio, che so, cambiare motto e distintivo, che è una delle cose che vi chiederanno in qualsiasi base, come diventare cittadino, e che quindi vi permetterà, insomma, di avere il pass del negoziatore, ossia di scambiare, come fare punti o tante altre cose, trovate dei tutorial sul mio canale, quindi cercate magari su YouTube, cambiare motto e distintivo, Stinabbo, e trovate subito il video. Non c'ho un video per ogni singola cosa, però, insomma, se vi serve qualcosa mi potete scrivere su Telegram, dove vi pare, capito? E vi aiuto con quello. Comunque su Instagram esistono pure delle pagine di pettegolezzi sugli utenti del gioco, sono molto divertenti, sebbene talvolta fioccano di offese di gente codarda che offende con discrascio anonimo, esseri infimi che non meritano considerazione, ignorateli. Una volta che avrete del capital in crediti comunque potrete fare della compravendita e guadagnare di più. Insomma ragazzi, ognuno può trovare dei metodi, ma ricordate, Habbo è come la vita vera, esistono ricchi ed esistono poveri, non tutti possono essere ricchi, se vuoi diventarlo dovrai essere più astuto degli altri. Ma una cosa, non truffare mai, questo ti causerebbe solo dei problemi. Io oramai in pratica fatturo grazie alla mia onestà, pensate. Se hai problemi con Habbo, comunque sta a il supporto al giocatore. Trovi un mio tutorial su come usarlo. Se hai dei problemi seri ti consiglio gli help center, stanze aiuto per gli utenti in difficoltà, ce ne sono molte, le trovate comunque nella sezione delle stanze ufficiali, in basso, e se avete dei problemi che appunto non riuscite a risolvere, potete contattare me su Telegram, appunto vi ricordo @stinabbo, o su Instagram stin.abbo, in direct insomma. Vi invito nuovamente quindi ad iscrivervi e a seguirmi su Instagram e a lasciare un like e un commento a questo video. Trovate info ed aggiornamenti in descrizione, inoltre vi metto qua un paio di video che potrebbero piacervi, magari anche fra quelli un po' più piaciuti sul mio canale che non bisogna conoscere particolarmente Habbo. Grazie della visione e al prossimo video!